Natale in prima commissione bilancio. Non è il titolo insolito di un cinepanettone, ma il rischio concreto che hanno corso i consiglieri regionali dopo ore e ore di nulla di fatto in commissione nell'approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria, a causa dell'ostruzionismo a suon di centinaia di emendamenti di Forza Italia e Movimento 5 Stelle, inferociti perché non hanno ancora a disposizione i documenti e le cifre di dettaglio del bilancio di previsione. Da qui la decisione di far vedere i sorci verdi alla maggioranza in commissione. A cui il presidente Maurizio Di Nicola però ha risposto con la tremenda minaccia: voi fate ostruzionismo irresponsabile, ha tuonato, e noi vi facciamo saltare la cena della vigilia, fissando la prossima seduta alle ore 20 del 23 dicembre, e se non basta vi facciamo passare qui dentro anche il Santo Natale. Pare che a portare a più miti consigli di Nicola sia stato, con una telefonata, il presidente della regione Luciano D'Alfonso in persona ed anche la levata di scudi dei dipendenti regionali terrorizzati alla sola idea di trascorrere il Natale all'emiciclo. E così l'approvazione in commissione del documento di programmazione economica si farà lunedì 28 insieme al bilancio di previsione. Poi i due testi andranno in consiglio il 29 dicembre per essere approvati in una disperata corsa contro il tempo. E il rischio, scampato in Natale in commissione, per i consiglieri regionali ora quello di fare capodanno all'emiciclo.